speriamo che il locale sia un pezzo. Questo presente per ringraziarvi, il gruppo 2 vi ringrazia. Bravi, benvenuti innanzitutto. Il nostro ristorante inaugura questa sera, si chiama ristorante Green Quart, come potete vedere nell'insegna. Qui ci sono dei bicchieri a spirale, per favore iniziamo con questo, diciamo, benvenuto. Scegliete a caso un bicchiere, in ogni bicchiere c'è scritto una cosa, un aggettivo, e questo faremo il primo brindisi, ognuno di noi dirà quello che ha scritto sul bicchiere. Purezza! Onore! Bellissimo, purezza! Questo vino bianco, rosso e fino, e viene di lunga via, brindisi, faccia sta compagnia! Buonasera, buonasera Polentosi, siamo il gruppo numero 2. Siamo onorati di avervi nostri ospiti questa sera. Abbiamo fatto un po' in fretta veramente, ma ci abbiamo messo tanto, tanto amore. Sarà sicuramente bello essere insieme a voi e festeggiare questa bella serata dedicata a un gruppo fantastico, quello che siamo tutti insieme. Siamo dei talentuosi. Alle 9:22 alla camera 330. Una serata sensoriale, una cena al buio. Corriamo e abbiamo dimenticato il piacere di assaporare, ad ascoltare tutto ciò che c'è intorno. Qui per affidarci al prossimo. In questo caso il prossimo siamo noi, siamo un po' una famiglia. Quindi cominciamo con la bendatura. Cominciamo e ognuno di voi piano piano un accompagnatore che vi porta al tavolo. La leggerete dopo, non sappiamo neanche noi. La frase la leggo uno di caso, vi arriva con la lezione. Now I'm fighting just to stay alive. Finally I realize I wanna know. Allora, io sono molto felice, allora innanzitutto di questo dono. Bellissimo. E ti spiego perché, come è stato anche il nostro dono del fiore ieri sera. Questo è un simbolo molto importante ed abbatte la competizione. Questo simbolo è arrivare a casa di qualcuno con un presente, significa essere lieti di entrare. Non si va per giudicare ciò che ci viene dato, ma si va con la gioia di ricevere ciò che ci viene dato. Allora, il nostro ristorante si chiama Il Mandala. È un ristorante che è aperto da pochi giorni e vi ringraziamo di aver avuto fiducia in noi, di essere venuti da noi. E noi speriamo di avervi dato affidamento per stare con noi. Soprattutto il nostro team, la nostra missione è appunto l'affidamento, ma anche tra di noi. E abbiamo voluto quindi crescere insieme questa esperienza perché non fosse solo un'esperienza, diciamo, materiale e di marketing, ma avesse tutto. Quindi siamo partiti a utilizzare gli strumenti informatici per il budget, per gli ingredienti, per Pinterest, per darci l'idea. Avevamo una persona che aveva le competenze manageriali e da lui ci siamo affidati per capire come sfruttare il budget e come calcolare a ritroso. Avevamo l'avvocato che ci poteva verificare contro il avevamo poi la persona che fa le PR, le public relations, e che ci rappresenta l'immagine del ha paura perché c'ha paura che parli. Perché? Diciamolo. Perché il mio ruolo è fare show in questo caso, comunque. Perché? No, è vero? Perché nel mentre, perché in questa cosa super seria, perché noi ieri abbiamo fatto una mega riunione veramente durata ore, e durante quella riunione molto seria, perché è stata serissima, ci sono stati appunto dei momenti che ho anticipato oggi, dove abbiamo anche, ogni tanto, allora io dico le cose serie ma le dico scherzando, allora abbiamo un video che prima o poi verrà postato nei prossimi giorni. Quindi vedrei la cosa seria, ok, c'era, però c'è stata anche questa cosa che insomma saluto Cristina per l'impiattamento, brava Cristina, e l'altra Cristina
ha gestito il marketing. Sì, perché abbiamo è fondamentale. Isabella ha scritto le bende, ma soprattutto non possiamo sottilizzare, pelare le patate è importante. Soprattutto è importante, c'è stata veramente sinergia tra di noi, nel senso che ogni momento è stato fatto con entusiasmo, con sorrisi, con fiducia, ci siamo veramente guardati spesso negli occhi, non c'è stato mai uno scherzo, siamo stati veramente felici di arrivare a questo. E poi c'è il signor Fabio, che purtroppo è stata la nostra casa, perché è andato imboccato, dovevamo fare le prove su quella normativa HACCP, non vi volevamo avvelenare, quindi abbiamo usato lui, e quindi sia lasciato tranquillo. Quindi ognuno ha dato il suo talento. Quindi abbiamo fatto una serata a tema, con questo tema. E nel male, nel senso che comunque abbiamo trovato sempre l'equilibrio. Abbiamo per voi ci sarà un messaggio. Come persona terra, madre terra, la quale ne sostenta e ne governa. Perché il messaggio è dietro, ok? Quindi è più bello. Vorrei essere vento, testarda e forte, leggera e fresca, baciare, sferzare, ferma, fissa, immobile. Lato, io mi auguro che ognuno di noi migliorarmi in qualche modo, quindi mi auguro che questo passaggio vi sia arrivato, non ho speranze nel mio cuore. Voglio però ringraziare anche Beppe, Egidio, Denis, poi Pamela. Sì, bel diploma, Covelli. Grazie. Sabina Petrocchi. Vai, Sabina. Vai. Palomba. Annalisa. Nicola Gian. Vai, Nicola. Isabella o Cristina? O Cristina o Isabella? Isabella. Gruppo verde, sì. Grande, io sono Giuliano. Cosa cavolo? Allora Cristina Bergamini. Wow! Nicoletta. Non la bottiglia. Adesso ci accettiamo le capigruppo. Lo rifacciamo.